quale fatto, quale evento Mosè è famoso? Per l'Esodo, per tutti i segni prodigi compiuti in Egitto contro il faraone e contro il suo popolo. Quindi il perno della storia di Israele è l'Esodo, e se capiamo l'Esodo capiamo l'identità di Israele. Tanto è vero che quando Dio si definisce nell'Antico Testamento, si definisce come il Dio che ha fatto uscire Israele dalla casa di schiavitù. È la definizione di Dio. So che questo può far sorprendere, fino a prendere le parole di quello che sono, non si può definire Dio, ma quando Dio si presenta, si autopresenta, nell'Antico Testamento si presenta come all'inizio del Decalogo, come il Dio che ha fatto uscire Israele dalla casa di schiavitù, che l'ha fatto passare dalla schiavitù alla libertà. Messaggio essenziale che troviamo in San Paolo, nella lettera ai Romani, capitolo 8, capitolo 5 della lettera ai Galati. Dio ci ha chiamato alla libertà, non è per ricadere la schiavitù, Galati 5.1, no? O lettera ai Romani, capitolo 8, versetti 30 qualche cosa, dice: abbiamo ricevuto un spirito di figliolanza, non uno spirito di paura per farti ricadere nella schiavitù. Il vero cristiano è libero e riceve uno spirito di libertà, che è consono allo spirito del Pentateuco e dell'Esodo. E lì, l'evento fondamentale della storia di Israele è proprio l'Esodo. Israele diventa un popolo quando acquista la libertà. E si potrebbe dire che la libertà è più importante del territorio, della terra promessa, è più importante della monarchia, è più importante del Tempio. Perché quando Israele esce dall'Egitto non c'è territorio, non c'è ancora la terra promessa, sta nel deserto, la terra di nessuno. Non c'è nessuna monarchia, la monarchia arriva molto più tardi, e non c'è Tempio. Il Tempio sarà costruito da Salomone e nel deserto avremo una tenda. Quindi la libertà è la patria di Israele, la prima vera patria di Israele è la libertà. Il primo vero santuario di Israele è la sua libertà. E si potrebbe dire anche che la sua prima monarchia è proprio questa libertà. Tanto è vero che tutti i libri seguenti della Bibbia, particolarmente i libri dedicati alla monarchia, criticheranno i re che non sono fedeli all'ideale dell'Esodo. Il re in Israele, nel Regno del Nord, così come nel Regno del Sud, deve essere fedele all'ideale dell'Esodo, se no è condannato dai libri biblici, dagli scrittori dei libri dei re, così come anche i primi libri di Samuele. Quindi è il perno. E di che cosa si tratta? Come si tratta? È abbastanza semplice. Israele in Egitto era schiavo, qui privo di libertà, e nel mondo antico essere privo di libertà significa anche essere non essere davvero umano, cioè essere infraumano. La persona umana vera è la persona libera. Uno schiavo non è una vera persona. Qui Israele non ha ancora esistenza. Qui, quando Dio lo fa passare Israele dalla schiavitù alla libertà, gli dà una identità, gli dà questa dignità di persona. No? Una persona è persona libera. Se no, è quasi un oggetto, no? È quasi una merce. No. Esagero quando dico che gli schiavi sono quasi una merce, perché ci sono leggi sulla protezione degli schiavi, no? Nella Bibbia e anche nelle altre culture dell'antichità, però certamente lo schiavo vive in una condizione inferiore alla persona umana. No? Soltanto per dire che nella Bibbia è un po' diverso, perché e questo si vede nel racconto della creazione, mi permettete forse questa breve digressione, ma nel racconto della creazione
capitolo primo del libro della Genesi, Dio crea l'uomo, primo uomo, prima donna, a sua immagine, a sua somiglianza. C'è un testo che viene dall'impero neoassiro, Mesopotamia, che dice: il re è creato all'immagine di Dio, il re, non tutti gli uomini, soltanto il re. Poi gli uomini liberi sono creati all'immagine del re, non di Dio. E poi gli schiavi all'immagine dell'uomo. Quindi nella creazione ci sono già tre ceti sociali, tre classi sociali. C'è il re e in un gradino inferiore le persone libere e l'ultimo gradino sotto sono gli schiavi. Nella Bibbia tutti sono creati nello stesso modo, a immagine e somiglianza.